ore, ma vorrei sapere da Martina se sei anche tu una vedova di Mihajlovic. Sinceramente no, infatti stavo anche cercando di ricordarmi il periodo in cui si allenava e non riesco, forse perché era un momento dove la nostra squadra era veramente con degli scappati di casa, come dice Ema. Non riesco, e sono quei periodi che tendi a rimuovere. Cioè l'hai rimosso, no? Esatto. Non mi ricordo che Milan allenava Mihajlovic. Poi vabbè, che lui mi sta molto simpatico in generale come uomo, ha un bel temperamento. Però lo ricordo di più per le sue punizioni da giocatore che per essere stato un allenatore del Milan, ecco. E per domani quanto ti fa paura il Bologna di Mihajlovic? Ma ragazzi, sono quelle partite complicate perché arrivi da un pilotto non molto positivo, arrivi da un derby perso male, da una sconfitta contro la... Cioè insomma, non arriviamo da un periodo bellissimo. Non so chi abbiamo recuperato, forse tutti. Non no. So, anche Benasser. Si è fatto male anche adesso, Dio. Adesso ci facciamo fare il punto da Ema. Il bollettino medico non lo so, però immagino che sia lungo come sempre. Dobbiamo riuscire, è molto importante vincere domani più che per la classifica, che va bene, ok, è sempre fondamentale, ma più che altro per riprendere un po' di morale. Tanto ci vede un po' sottotono. Ultima ora, Ibra Lukaku, nessuna squalifica aggiuntiva, per cui una giornata sì. Solamente. Ma era normale, già ce l'avevano preannunciato. Ma sì, però insomma è montata questa campagna, soprattutto negli ultimi due giorni. Ora finalmente si può tornare a parlare di calcio. Sono d'accordo. E a proposito di parlare di calcio, appunto, come si avvicina il Milan? Chi ci sarà, chi mancherà? Mancheranno Kier probabilmente rientrerà nel derby, dovrebbe giocare Tomori, prendersi il posto al centro della difesa. Milano. Quindi Tomori, Kalulu, vince Tomori. In teoria sì, mm-hmm. Perché Kalulu non ha ancora recuperato a pieno dal problema che aveva. Dovrebbe giocare Tomori, al momento è dato in vantaggio, anche perché Milan l'ha acquistato per fare il titolare in futuro, quindi vuole cercare di adattarlo prima possibile, e solamente giocando può trovare quelle situazioni tattiche del campionato italiano che abbiamo visto in Coppa Italia non avere. Ogni tanto parte per la tangente per uccidere l'avversario, cosa che è tipica della Premier League, ma è normale.